video. Oggi ragazzi abbiamo un box della nuova espansione Spada e Scudo Voltaggio Sfolgorante. Cosa vuol dire questo box? Contiene ben 36 bustine, sì. E vabbè, da questo lato 18, da questo lato altri 18. Io ne andrei, per questo episodio ne apriremo solamente 18. Il box è questo qui, guardate quanto è carino. Qua abbiamo il bellissimo Pikachu, mi pare. È una nuova rarità che possiamo trovare solamente in questo box, è la rarità policroma, ed è stata aggiunta con questa versione. Io ovviamente spero di trovarle perché sono veramente veramente molto carine. E io direi di partire da questo lato per la prima 18. Mamma mia, guardate che figo. Prendiamo tutti gli artwork. Allora, questo qui è doppio. Lui. E infine manca... Eccolo qua. Ok, raga, i quattro artwork sono questi. Abbiamo questo primo pacchetto con Celebi qua. Molto carino. Poi, vabbè, il pacchetto è sempre lo stesso. Zorud come altro artwork. Orbit Lee, questo qui è veramente molto bello, ma il più bello è questo qua, con Pikachu VMAX qua, guardate che figata. A sto punto ce l'ho tra le mani, io direi andiamo ad aprire prima questo. Vamos da questo, il mio primo pacchetto di questa collezione ovviamente. Dai, i codici ve li regalo. Ok, quindi andiamo. Dooskull, poi abbiamo Oshawott, che è carino, guardate che bello. Poi Drillbur, Deden, poi abbiamo Ferroseed, poi vabbè, Energia Erba, Fabia, ok, Exadrill, Kokorok, Fabia Reverse, allenatore, interessante. E poi infine abbiamo Jax Exact, così, bello lo grafico. Quindi le prime due carte speciali che abbiamo trovato sono queste due. Interessanti, interessanti. Allora, io andrei a mettere queste qua e le speciali qua, come i vecchi tempi con i calciatori panini. Quindi così. Poi, altro pacchettone. Ok, abbiamo Drillbur. Poi Deden. Poi Ferroseed. Skiddo. Blitzel. Energia, vabbè, amen. Krokorok. Azzurra. Drumbeak, Snorlax Reverse e poi abbiamo Zeraora. No, questo qui sinceramente non lo conosco. È bella. Quindi altre due carte speciali. Poi continuiamo. Un altro artwork di Pikachu. Io veramente una policroma la vorrei, perché secondo me sono veramente bellissime. Poi la vorrei vedere dal vivo. Ok, abbiamo Shadow. Poi Execute, Dynamo, Wailmer, Clefairy, poi Energia Erba, Nuzlocke, poi Exadrill, Zebstrika, Clefairy Reverse e Samurott normale, ok. Poi iniziamo, abbiamo Cottonee, Wailmer, Drillbur, Whismur, Nincada, Energia Erba, Swillu, poi Bitorzolermo, un nome più corto lo potevate scegliere, poi Doxclops, Jolteon Reverse e Charizard. Buono, questo qui è tanta roba, vero che carte base, però è figo proprio l'artwork con Dandel qui dietro. Qui abbiamo Charizard. L'artwork è veramente molto bello, infatti me lo lascio qua. Ok, abbiamo Wubat, Execute, Swissmoor, Slugma, Mudbray, poi Energia Elettro, Galvantula, poi di nuovo quello, Bitonzolermo, poi Dusclops, Trubbish Reverse e Donphan Normalo. Ok. Ok raga, abbiamo Rockruff, poi Pochigena, Pikipek, poi Nincada, Arrokuda, Energia Buio, poi Iena, questo qui è bellissimo,
Guardate che figo. Poppy, vista telescopica, ok. Charmeleon, dietro c'è una carta nera. Allora, chi è? Allora, sembra bella, eh. Vabbè, allora, io spero tanto, io voglio trovare Pikachu VMAX Hyper. Zarud V, ci sta, guardate che carino, wow, tanta roba. Zarud V, eccolo qua, bello, questo qui ce lo teniamo. Avevo visto nero, ho detto, vuoi vedere che c'è qualcosa di tanta roba? Eccolo qua, Zarud, che, vabbè, mettiamolo qua, su via. E continuiamo. Allora, abbiamo Joltik, Mudbray, Pikipek, Seedot, Sandil, Energia, Ferrothorn, poi Gogot, Capsula della Memoria, Metang Reverse e un'altra carta nera. Allora, è uno VMAX. Tanta roba, raga, tanta roba. Io spero, tutto il cuore, Pikachu. Colossal VMAX. Allora, guardatelo qua, molto bello. Oh, Zarud V e poi Colossal VMAX. Tanta roba, guardate che bello però. Tutta questa area qua, fighissimo. Questo qua ovviamente è Gigamax. Beh, si capisce. Bello. Stiamo veramente trovando cose, secondo me, molto buone. Joltik, Ferrosid, Juppet, Skiddo, Clobopus, ok. Poi Energia Electro, Seblei, poi Trumbic, Gelmiz, Tailow, Reverse, e poi abbiamo Electros e fine. Quindi abbiamo trovato una bella carta reverse, ma io sinceramente per loro due a me va bene tutto. Allora, abbiamo Vubat, Eevee, Execute, Electric, Clobopus, Energia Fuoco, Stadio di Golwick, questo qua mi pare che era molto forte, poi Lodred, Kakuna, Pineco Reverse, e poi qui c'è una carta così. E abbiamo Azzurra, allenatore. Bella. Questa qua è la prima carta allenatore che troviamo. Quindi, prima abbiamo trovato Fabia Reverse e adesso abbiamo trovato Azzurra. Buono. Prima però abbiamo trovato anche Dunder col suo Charizard. Allora, un pacchetto di Pikachu. Dai, lui porta fortuna. Vogliamo un bel Pikachu Hyper. Ok, abbiamo Pineco, poi abbiamo Electric, Duskull, Fampi, Beldum, Energia Acqua, ok. Electric, poi Energia Granitica, nuova sempre. Fossilia di Zdrattis, poi Shuckle Reverse. E infine abbiamo Dialga e olografica, non so come si chiama. E le andiamo a mettere qua, bueno. Ok, abbiamo Rockruff, poi Voltorb, Ninkada, Shimeku. Vabbè. Poi abbiamo Riolu, Energia Acqua, Charmeleon, Energia Lavaggio, Swillow, e Garbodor, e Reverse. E poi abbiamo Dance e così, normalo. Bah, dopo il piccolo Colossal VMAX non stiamo trovando più niente, però. Allora, Codonny, poi Mew di Galar, Wooper, guardate che carino nella vaschetta. Poi Charmander, Tailow, Energia, Pinkurkin, Charmeleon, Staflega, ok,
Shaymin, reverse e infine. Non me l'aspettavo, Lugia! Questo qui è un Pokémon leggendario. Per chi non lo sa, ma penso lo sappiate tutti. E questa qui è veramente una bella carta. Lugia, così tanta roba. Poi so che c'è pure un'altra versione, ma in questo momento non mi ricordo. Ed è una carta veramente importante. Interessante, interessante. Poi vabbè, le carte più importanti me le sto tenendo qui a lato. Che beh, qui ho tenuto il Charizard e Lugia. E qui vabbè, le due carte che veramente impressionanti. Abbiamo finito questa fila, quindi ci rimangono solo 4 pacchetti, contando questo. E adesso solo 3, perché questo qui l'ho aperto. Lo so, sono troppo intelligente. Allora, questo qui, prendetevi il codice. Perfetto, abbiamo Eevee, Riolu, Sweetle, Shupet, Trubbish, energia, ok? Swillow, Galvantula, energia aromatica, nuova energia, Trumbeck, reverse, e poi abbiamo Electros, ok. Lu, tu qui. Perfetto, abbiamo Skiddo, poi Blitzly, Rockruff, Poiena, non so, Pikipek, energia, Zubat, Hitmontop, Terme di Chinchester, energia aromatica reverse, e poi abbiamo Shiftry, normale, ok. Perfetto, pacchetto con Zerud che abbiamo qui. Perfetto, abbiamo Mudbray, Pineco, Electric, Duskull, Panfin, energia fuoco, Shuckle, energia granitica, nuova, bellezza, Galvantula, reverse, e poi abbiamo Metacross, normale, ok. Allora, ultimo pacchetto, e poi abbiamo finito, quindi questo qui è l'ultimo pacchetto con cui concluderemo, ed è il pacchetto con... Sei lì. Abbiamo Shimshu, poi abbiamo Mew di Galar, Milcheri, Tynamo, Clefairy, energia lotta, Krokorok, Stafflega, Magcargo, Dreadnought con Azura dietro, reverse, e poi abbiamo Explode normale. Ok raga, quindi queste qua sono tutte le carte che abbiamo trovato in questa prima parte di box. Le carte più importanti che abbiamo trovato sono, allora, ovviamente Lugia, eccola qui, questa qui è una carta molto interessante. Poi abbiamo Charmander, che l'ho tenuto, non so se è rara, però di solito Charmander, ma sono un cretino, cioè Charizard volevo dire. Non so se ho sbagliato pure prima, comunque volevo dire Charizard. E Charizard, che di solito è Charizard, vale un bel po', quindi secondo me è molto importante. E poi, ovviamente, come fai? Ho messo Zerud V e Colossal V Max. Quindi queste qua secondo me sono le carte più importanti che abbiamo trovato. E qui era. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, se la vedete. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!